Buonasera, benvenuti in questa puntata sulla stampa 3D. Sono Claudio Sinigaglia, quest'anno faccio 10 anni del LUG, per cui compio 10 anni. E da neanche un anno mi sono approcciato alla stampa 3D. Ho comprato una stampante un po' complicata, vi faccio vedere il modello. Faccio capire un po' che cos'è. Partiamo un po' cosa che faremo, i punti che toccheremo questa sera. Quale stampante comprare, il tipo di estrusione, l'hot end che è l'ugello dove viene estruso il filo, i tipi di filamento, i vari settaggi della stampante, il programma da utilizzare per creare il file G-code. E poi il post produzione. Dunque, che tipo di stampante comprare? Sostanzialmente, io uso una cartesiana. Ci sono due tipi di sostanzialmente di stampanti, che c'è la Delta. Che sono queste qua. Due tipi di stampanti qua. Che fatte così a torre e lavorano con tre bracci e si alzano, si abbassano e così fanno la circolarità dei pezzi. Vantaggio di questa stampante è che lavora bene su oggetti circolari, tipo vasi e quant'altro, è molto precisa. Può fare anche lavorare molto, lavora molto in altezza, per fare oggetti lunghi va bene. Dopo per altre cose no. La cartesiana invece io facciamo la normalmente le stampanti che si trovano attualmente adesso in commercio abbastanza anche a basso costo sono questi tipi qua, ce ne sono una miriade adesso di cinesi che producono questi tipi di stampanti. Sono abbastanza semplici da usare, la cinematica è fatta con l'asse XY indipendente. Un piatto che va avanti e indietro, invece ci sono altri tipi come la mia che ha il piatto fisso. Diciamo, queste che sono le più diffuse, le più semplici da utilizzare. Hanno magari per stampe tanta produzione, non sono adatte per un uso casalingo praticamente. Però il sistema di stampa è sempre quello, qualsiasi che non sia una stampante con il piatto fisso, sono sempre uguali. E su che prezzi siamo? Questa sui 160 euro, 160, Fino a sotto i 200 euro queste qua. E l'altra E le invece? altre, che la mia l'ho pagata 250, che è una X. Più modifiche. Sì, Più altre parti, più. che questa qua, non so se si vede, ma questa qua c'è una modifica, andiamo su. Eccola qua. Ma anche questa è cartesiana. Questa è cartesiana. Questa ti arriva però in kit di montaggio, bisogna montare tutta la struttura e ci vogliono un bel po' di ore per fare questa cosa qua, specialmente se è una cosa che non hai mai fatto. Questa lavora con core XY, praticamente, vediamo se si vede più avanti, eccolo qua. Ha due cinghie che lavorano con i motori incrociate. Praticamente i motori lavorano in sincronia, uno tira, l'altro spinge e fa i movimenti, mentre l'altro modello, che abbiamo visto prima, le cinghie sono indipendenti, i motori sono indipendenti, ognuno lavora per conto suo, ogni asse lavora per conto suo, invece queste qua lavorano insieme. Per cui
più difficile tararla per quanto riguarda i driver, i motori, perché devono essere proprio perfetti come taratura. E quell'altro tipo, quello che ci hai mostrato prima, che faceva quei fusi alti, la Delta? E quella che prezzi ha invece? Quella, beh, se ne trovano anche quelle abbastanza economiche, però anche lì dopo più economica è, logicamente non è che puoi fare tante stampe. Mi sembra bella però questa, come è fatta? Questa sì, perché ha una struttura molto rigida, innanzitutto è un cubo. E il piatto è fermo, non si muove, ma si muove, cioè si muove solo, cioè va su e giù, però vedi che ha due aste fisse e l'asta che lo fa alzare e ha due motori per l'asse Z, per cui si alza in modo molto preciso, perché lavora insieme i motori. Per cui è già siamo già a un livello più avanzato. Poi io l'ho modificata, questa qua è montata su cuscinetti con Stefano, che mi ha fatto tutti quanti i file STL dei vari pezzi, e l'abbiamo modificato questa parte qua, dove che monta qua l'hot hand, e qui abbiamo messo due aste rettificate su bocole, praticamente adesso scorre su bocole anche l'asse X. E l'asse Y lavora su bocole, per cui è diventata molto più precisa, perché con il tempo aveva cominciato a avere dei laschi e i cerchi, i fori dei pezzi, quando c'era un foro non veniva perfetto, veniva un po' ovalizzato, allora bisognava continuare a settarla, cominciare a stringere le viti ogni tanto, perché sono sempre macchine fatte in economia, anche se questa costa 250 euro, però la struttura di per sé è sempre montata su cuscinetti, come è fatta la meccanica è già di partenza una macchina che necessita sempre di controllo e di taratura. Adesso vediamo. Allora, che tipo di strusore? Quando uno ha scelto che tipo di stampante scegliere tra i vari modelli lì, la seconda cosa che deve pensare è che tipo di estrusore uso. Ci sono due tipi di estrusori, il Bode e il Direct Drive. Questa qua monta un Bode. Praticamente cos'è la differenza? Che il Bode ha il motore che trascina il filo, è fuori da questo impianto qua, non è montato direttamente sulla testina, mentre il Direct Drive ha il motore sopra. Vediamo se ci riusciamo a vedere un po' più. Eccolo qua, magari. È montato sopra qui il motore sul Direct Drive. Difatti io da Bode l'ho modificata e l'ho fatta diventare un Direct Drive. La differenza non è tantissima, ci sono dei vantaggi e dei svantaggi per tutti e due i tipi di cose, di sistemi. Il Bode ha il vantaggio che non caricando, non avendo il motore sopra la testina di stampa, c'è meno, la testina è molto più flessibile nella stampante, nel muoversi, cioè non ha delle inerzie nel movimento. Invece con un peso del motore, che per quanto poco saranno 100 grammi circa, nei vari movimenti ha la tendenza a avere più sforzo, i motori devono fare più sforzo per fare i movimenti. Il vantaggio del Direct Drive è che se stampa filamenti flessibili va meglio, perché avendo dal trascinamento all'estrusione un passaggio corto, il filamento essendo tenero ha la tendenza a piegarsi. Il Bode ci sono 70-80 cm di tubo, che praticamente è quello qua, dal motore di trascinamento fa tutto questo movimento qua, il filo attraverso questo tubetto di Teflon qua, e va dentro. Per cui se abbiamo un filamento tenero si comprime dentro questa guaina qua e non abbiamo una fuoriuscita ottimale dell'ogello. Per cui anzi, non si riesce quasi neanche a stampare
i filamenti in TPU, tipo Bode. Sui semi rigidi riesci a stampare, ma quelli proprio flessibili non ce la fai. Devi usare un direct drive. E questa è la differenza tra i vari due modelli. Di... è consigliato il direct drive? Dipende da cosa uno stampa. Cioè, se uno non usa mai TPU, usa sempre PLA o PETG, può utilizzare un Bode tranquillamente. Io ho stampato con il Bode tranquillamente, non ho avuto problemi. Sono passato a Direct Drive appunto perché volevo stampare TPU, visto che dicevano sui vari forum che bisogna avere un Direct Drive per stampare TPU, e allora me lo sono montato, sono andato in cerca di un porta estrusore che montasse il motore direttamente, e ho modificato, stampato, e il bello della stampante per lì è quello che ti stampi i pezzi in base a quello che ti serve. Locked hand, passiamo al locked hand. Allora, c'è questo sito qua di questo ragazzo che è di Padova, che ha un negozio a Padova, chiama Elbe3D, che vende stampanti, Sherbot e vari altri tipi, e in più fa anche, ha fatto tutta questa serie di tutorial qui online su YouTube, e in più fa anche corsi di stampa questo a Padova. E ho imparato tante cose da lui. Allora, questo è l'hot hand, praticamente è questo qua. Questa è la parte dell'estrusione. L'estrusore è formato da un gello, una parte di testa calda, viene detto praticamente, e una parte di raffreddamento. Sono questi quattro pezzi che fondamentalmente costruiscono le hot hand. Questa è la parte dove viene raffreddato il calore, viene dissipato il calore che arriva da sotto, dalla parte dell'hot hand, e questa parte qua è fino a metà, c'è il tubetto in Teflon, quello bianco che avevamo visto lungo prima, una parte va dentro fino a qua. L'altra, da qua in poi, ci va questo pezzo qua, diciamo che c'è una ventolina che era fredda, e da questa parte sopra qua è sempre fredda, non è mai calda, si può toccare con le mani, è sempre fredda. Cioè, eccolo qua. Eccolo qua, comunque è fatto praticamente. Questa è la parte di Teflon che arriva fino a qua. Da qua a qua c'è questa parte qua di filetto, di tubetto filettato, e l'ugello. Dentro qua, in questa parte qua, c'è un tubetto in PTFE che serve per evitare che il filamento, scaldandosi, si espanda e vada a toccare le pareti di acciaio e sforzi e si fermi. E allora il PTFE evita questa sospensione qua praticamente. Quanto caldo è per fare? Si va in stampa dai 180, 190 ai 260 gradi. Questi sono i range dipende dai tipi di filamento. Dopo vi spiego le temperature sul filamento. Una cosa importante è montare bene l'ugello, perché si possono avere, qui spiega che come va dentro il tubetto, questa è la testina calda che va montata, e un termistore che è una sonda che va a leggere la temperatura e che ferma il riscaldatore quando ha raggiunto la temperatura, e lo accende, lo spegne in base a mantenere sempre la stessa temperatura impostata nel firmware e nel G-code. Questo è l'ugello. Gli ugelli si va da un 2 decimi di diametro fino a 5 decimi di diametro, queste sono le range che si usano normalmente. La
dimensione, più fino è l'ugello, il buco, e più a precisione di stampa si ha, e più tempi di lunghi si hanno di stampa. Il rapporto esponenziale si passa da un'ora a 10 ore. Si può cambiare l'ugello in lavorazione? No, cioè tu l'ugello lo cambio sempre a temperatura, quando è caldo. Se io devo cambiare l'ugello, io cambio. Allora, la procedura, adesso ti faccio vedere, questa è la procedura per montare un ugello. Prima va montato questo, non mi va inserito, vediamo se lo fa anche spiegare qua. Ecco qua. Bisogna montarlo, lasciare un po' di spazio qua, perché dopo va chiuso. Va inserito il filo, l'asta filettata che va imbattuta nell'ugello fino in fondo, fino a stringere, quindi riesci a fermarlo con le mani, e poi lo chiudi con una chiave. Questa cosa lo fai a freddo se devi montare tutto la prima volta che lo monti, però quando tu hai la stampante, hai l'estrusore montato sulla stampante e tutto, devi cambiare l'ugello, non stai lì a smontare tutto il blocco. Io almeno non lo faccio, accendo la stampante, mando in temperatura la testina, fermo con una chiave da 16, la metto qua, su questa parte qua, tengo fermo lì quel blocco lì, e vado sotto e svito la cosa, e lo svito a caldo, perché da freddo il filamento logicamente è dentro, perché per quanto poco, se tu fai togli il filo, scaldi la testina, quando arriva a temperatura estrai il filo, dentro nella camera di fusione rimane sempre delle parti di filamento, per cui questa parte qua sono sempre attaccate, e da freddo non è mai facile toglierlo. Comunque, allora è una cosa importante questa qui di montare bene l'ugello, perché dopo si evitano fuoriuscite di materiale quando si sta fondendo, perché questi due pezzi qua dentro si devono toccare perfettamente. Vediamo se lo fa vedere. No, comunque devono essere ben chiusi. E poi va avvitato il dissipatore di calore. Il dissipatore di calore deve sempre, vedete che qui c'è una parte che non è filettata, perché il dissipatore di calore non deve mai toccare la testina scaldante, perché dopo si scalda troppo. Difatti questa gola qua che vedete su questa parte qua è fatta apposta per dissipare maggiormente il calore che proviene da testina. Io ho provato una volta facendo varie prove, modificando, perché avevo degli ugelli comprati sempre dalla Cina, che erano fatti diversi, erano conici, però erano più corti, e allora ho fatto la modifica. E per sbaglio, non pensando, ho appoggiato la testina sul dissipatore e si è scaldato tutto e non funzionava. Cioè, a volte si hanno delle problematiche per delle cacchiate, nel senso che se uno non le sa, si trova un problema che non riesce a risolvere, quando è semplicissimo. Dopo, quando si è capito il meccanismo di questo, ho pensato di fare questa serata, perché tante cose non si sanno, e le prime volte uno che si approccia alla stampa ci mette un bel po' per capire come funziona tutte queste cose. Il teflon su quelle temperature lì? Ha messo il teflon? Io non ce l'ho mai. Lui dice perché praticamente si evita la fuoriuscita. Vediamo se si fa vedere qua. Si gira meglio, insomma. Sì, perché tende a. Si scioglie. Tende a fuoriuscire. Quando i due punti, questi due, l'asta filettata e l'ugello, non combaciano perfettamente, esce del materiale da questa parte qua. Non tanto sotto, ma in questa parte qua sopra. Per cui dopo cola sul pezzo e buttia tutto. Per cui l'attenzione sulla testina di stampa è una cosa importante da tener conto. Quindi il pezzo che ho scaldato è l'ugello?
Sì, praticamente si scalda questa parte qua. Solo questa parte qua. Qui ci va, qui va dentro, ci va questo qua. Eccolo qua. Questo qua, questo è un riscaldatore, una cartuccia che va a 12 volt, arriva a 40 watt e arriva e porta la, questo pezzo a 260 gradi di temperatura. Quindi trasmette il calore sia all'ugello che al dissipatore sopra? Sì, trasmette il calore all'ugello e parte, va, va, il calore va qua e qui viene dissipato attraverso quel sistema di radiatore. All'ugello cosa avviene? In materiale? È rame. Rame, c'è anche in acciaio se si stampa filamenti a carbonio, materiale duro, consiglio inoltre di utilizzare l'acciaio e gli costa anche diverso i prezzi. Non l'ho mai usato. Già la temperatura, andiamo sulla temperatura del piatto e dell'estrusore. Allora, la, sia il piatto che l'estrusore vanno scaldati. Per le PLA non è prettamente necessario utilizzare il piatto scaldato, è consigliato, nel senso che se, lo, se si scalda il piatto è meglio, si ha più aderenza nella, nella stampa del primo livello. Poi si potrebbe anche spegnere, però io lo lascio sempre a 50 gradi la temperatura del piatto. L'ugello, in base al filo, il tipo di filamento che viene specificato nelle specifiche delle varie tipologie, PLA va dai 190 ai 210, PETG arriva dai 210 ai 230, il TPU fino a 220, 240 mi sembra, l'ABS va a 260 gradi, 250-260 gradi, ma l'ABS ho provato a stamparlo, è più complicato di tutti i materiali a stampare perché ha un ritiro. Tende a, quando si raffredda, a restringersi del 2-3% e allora, siccome la differenza di un pezzo, finché si stampa magari una routine, qualcosa di bassa, che sono pochi livelli, ce la fai anche tranquillamente. Cominci ad avere un pezzo che avere abbastanza livelli, 4-5 cm di altezza, comincia ad avere i tiri sotto, si alza del piatto, specialmente negli angoli, e butti via il pezzo. Perché l'ABS dovrebbe essere chiuso, la stampante chiusa completamente e qui si crea un microclima dentro, sia già con il piatto, a, perché il piatto per l'ABS sui 120 gradi, 100-120 gradi, e la testina è 60. Per cui dentro si, è un forno, diventa. Però ho provato io a metterci delle coperture nella stampante, visto che la mia è anche fatta al cubo, però ho lasciato perdere, mi sono dedicato al PLA e PETG TPU e mi basta. Passiamo ai filamenti, sì, il bed e l'estrusore che ho appena specificato come funziona. Filamenti, filamento, passiamo dal PLA che è acido polilattico, è il materiale più utilizzato nella stampa 3D perché è più facile da stampare, non ha ritiri, non servono particolari temperature del piatto come parlavo prima e è adatto anche per alimenti volendo, se vuoi stampare qualcosa che ha a che fare con il cibo, il ciuccio un cucchiaio, qualcosa. è l'acido polilattico, più comunemente poliacido lattico, polilattato, è un polimero acido lattico. Qua ci sono un panno di varie forme, entriamo nella chimica che per me non sono proprio è fuori. La, cosa dire, la 190, 210, 220 la temperatura e il PLA si può stampare anche abbastanza, è uno dei materiali che si stampa più veloce di tutti, diciamo, la maggior parte delle volte si può stampare a 50-60 mm al secondo. Sì. E,
però io normalmente stampo a 40-50, non vado mai, io prediligo a fare una stampa di qualità che è più una stampa veloce. È stabile nel tempo il PLA? Sì, l'unico problema del PLA, anche degli altri, ma di più del PLA, è che assorbe l'umidità. Ah. Per cui bisogna metterlo su un posto che sia che lo tenga al caldo. Cioè per me stamparlo? Io adesso attualmente lo tengo in casa sopra un termo. Perché? C'è proprio il filamento, bisogna tenerlo al caldo. Sì. Perché accumulando umidità, siccome è un derivato del mais, ha tendenza di assorbire l'umidità. E quando si scalda sul gelo, vengono fuori nella parte esterna del filamento, si creano delle microbolle che esplodono quando escono dall'ugello e creano una porosità nella stampa. Per cui se hai il materiale, se ti piace una stampa porosa, adesso guardavo i canali qua che trovo fuori. Qua. Questo ragazzo qua, quello dicevo di Padova, ha fatto anche, preso un essiccatore, ha preso un essiccatore, quello qua, per alimenti, e l'ha utilizzato per essiccare il filo. Quello che voglio fare io, me ne farò adesso quando vado in pensione, allora mi farò tempo. Mi farò un mobile con dentro un portabobine, ho intenzione di farmi un portabobine con un sistema di riscaldamento con un Arduino nano e utilizzando una cartuccia di queste qua delle stampanti, quelle che abbiamo visto rosse, e con una schedina che sto aspettando da 2 mesi da Banggood che non mi arriva. Faccio il sistema di umidificazione per essiccare il filamento e così ce l'ho sempre, lo metto sempre vicino allo stampante, perché quello che ho adesso mi sono fatto una scatola dove tengo la bobina che è in stampa e ci avevo fatto un sistema di umidificazione, però poi mi si è bruciato la ventola che raffreddava, che spingeva l'aria dentro e si è un po' colato tutto il meccanismo, per cui l'ho dovuto sospendere quel conto. Lui ha fatto questo, però con questo qua il problema è che essicchi una bobina solo alla volta e se uno ha 3-4 tipi di filamento o più colori, presto si fa andare a 5-6 bobine, per cui è consigliabile secondo me farsi proprio un contenitore più grande. Alcuni dicono usate delle scatole da quelle in plastica e ci mettete dentro i sali e silica gel, però ho visto che non, secondo me se è messo su un posto caldo il filamento lavori sempre quello il filamento ottimale. Questo qui praticamente ha stampato un bordo da mettere su quel contenitore lì, si è stampato anche dei supporti. I supporti che avevano, questo qua, questo essiccatore per alimenti aveva più ripiani, lui li ha tolti e ha fatto l'adattatore per la bobina. Ha fatto questa cosa qua. Dopo gli altri tipi di filamento, non so il TPU perché non ce l'ho da poco, se essendo un filo morbido tende ad assorbire l'umidità. Adesso lo tengo in casa, per cui non, quando lo uso non mi dà problemi, è meglio tenerli sempre deumidificati. Tra il PLA, che è il più facile, e l'ABS, che è il più difficile, diciamo la via di mezzo è il PETG. Il PETG incorpora la facilità di stampa del PLA,
quasi completamente, e la durezza e la solidità tra livelli dell'ABS. Io cercavo appunto un materiale del genere perché mi stavo stampando un aereo, aeromodellismo, e ho avuto questo problema dei livelli, perché essendo stampando pezzi molto sottili facevo solo un contorno solo delle ali o della fusoliera, per cui lì era molto importante che ogni livello fosse aderente all'altro. E le avevo stampate in PLA, mi si rompevano sempre. Avevo provato con l'ABS perché ho detto è più duro, invece l'ABS aveva quel problema là di ritiro, per cui quando l'ala arrivava a questa altezza sotto si alzava dal piatto. E poi ho scoperto il PETG, e quel PETG sembra che sia trovato quasi la via giusta. A parte che i file che ho comprato da un sito non russo, nel parte estomi, che parte lo fanno con un programma non open source, e per cui utilizzando programmi open source non mi va a leggere tutti i riempimenti come l'hanno creato, per cui ho dovuto far diventare matto qualcuno dell'associazione per vedere capaci esperti in 3D, in disegno 3D, ma c'era da riscrivere tutto quanto la parte di file, ho lasciato perdere per il momento. Settaggio della stampante, il PETG, finisco un attimo, il PETG è un bel filamento, l'unico difetto che ha il PETG è che è filamentoso, è viscoso quando si stampa, è un materiale molto viscoso, per cui quando si passa da una parte all'altra dell'oggetto tende a fare dei filamenti. Questi filamenti si possono parzialmente risolvere con la retrazione del filamento, cioè praticamente quando sta per andare da un altro punto il programma fa retrarre il filo, c'è l'impostazione apposta, dopo vedremo quando parliamo del software che gestisce tutto, però anche lì ci sono dei limiti, per cui bisogna cercare il giusto compromesso, fare varie prove, buttare via il filamento, e purtroppo la stampa si basa tanto anche sulla prova, provare. Settaggio della stampante. Il primo problema che io ho avuto dopo aver installato la stampante è stato quello una volta stampato, stampavo un pezzo, dopo magari 3-4 livelli, il livello successivo non me lo stampava più sopra l'altro, ma sfalzato. E questo dipendeva appunto dai driver. E adesso andiamo in cerca di driver. Eccoli qua. Vedete, questi sono i driver, questo è quello che regola la corrente che va a ogni singolo motore passo passo nella stampante. C'è questo potenziometro qua che va regolato in base al tipo di motore che si ha sulla stampante. E specialmente nella mia, che è una Core XY, che i motori devono lavorare con la stessa potenza, con la stessa forza, perché uno tira e l'altro spinge. E questo settaggio qua è molto importante, devono essere regolati perfettamente uguali l'uno all'altro, perché dopo dipende anche da quanto è sciolta la macchina nel muoversi. Se la meccanica della macchina è una meccanica rigida, usa cuscinetti come quella che avevo io all'inizio, quella in gomma, hanno molto attrito, per cui bisogna andare un po' su quell'amperaggio dei motori, si scaldano, e bisogna fare delle prove anche qua, insomma, vedere. E questo è stato il primo problema che ho avuto con la stampante. Il livellamento del piatto è una delle cose che si fa all'inizio per stampare.
prima cosa che bisogna qui dicono per liberare, però è una cosa un po' lunga, è un procedimento un po' lungo questo qua, di stampare questi cerchi che è un livello solo, un singolo livello per cerchio, e fare queste stampe e vedere poi la differenza misurando con il calibro quanto è e regolare il piatto in base allo spessore che hai ottenuto. È una procedura lunga, secondo me un po' inutile, perché c'è un'altra soluzione che è quella di prendere un foglio di carta e inserirlo tra l'ugello e il piatto. E quando si porta l'ugello e il piano alla stessa, che si regola con un foglio di carta, non se lo fa vedere qua. Praticamente bisogna fare questa lavorazione. Sotto il piatto ci sono 4 viti di solito, la mia ne ha 6 perché è un piatto abbastanza grande, è un 330x330, mentre queste qua che hanno un piatto che è 220x220 ne ha 4 solo punti di regolazione. Anch'io l'ho portata a 4 punti per avere una migliore regolazione, perché avendo anche il punto in mezzo, devi stare lì, avere regolare i lati, dopo ti trovi la parte centrale che spinge magari troppo, e allora avendo su 4 punti, avendo messo un piatto oltre al piatto d'alluminio che ti danno con la stampante, io ci ho messo sopra, è consigliato utilizzare un piatto in vetro temperato, non devi dare dai 4 ai 5 mm. L'hai provato con il calibro? La prova invece precedente con il calibro, tu l'hai provata? Sì, quella da taratura l'ho fatta sempre a caldo, perché se tu la tari a freddo e dopo accendi il piatto si dilata e ti cambia. Sono spesso un foglio di carta, sono 8 centesimi. 8 centesimi. Beh, se una carta normale, è 5 centesimi. 8 centesimi. Sì, carta stampante. Si fa quella taratura lì, dopo, ma una volta fatta, dopo non è che devi ogni stampa sta lì a fare la taratura, e la fai man mano che fai la stampa, dopo ti vi spiego come si fa a fare la taratura in corso d'opera. Praticamente qui si prendono i 4 punti e poi il punto centrale, si regolano le varie viti fino ad ottenere più o meno il coso che il foglio scorra dentro abbastanza senza avere dritti. Basta, fatto questa è la taratura. Ci sono anche dei sensori che si può fare la taratura automatica, sono dei sensori, ce ne sono due tipi, quelli che vanno a toccare il piatto e hanno un switch praticamente dentro, oppure quelli magnetici e elettronici, quello lì, questo. E questi qua fanno la taratura automatica e praticamente nel software gli viene scritto i vari tipi di livellamento che ha il piatto, e lui in fase di stampa corregge il livellamento, la stampa, per portare sempre alla stessa chiusura di livello, che sarebbe la cosa migliore questa, di fare la taratura automatica. Però vedo che proprio prendi un po' mano sulla stampa, di fare la taratura a mano è una questione, fai presto a farla. La velocità dell'estrusione praticamente è quanto filo facciamo uscire l'estrusione. La velocità di estrusione praticamente serve, è questo parametro che regola quanto materiale facciamo uscire dall'ugello.
se facciamo uscire troppo materiale si ha questo effetto qua. Se ne facciamo uscire poco, il materiale è scarso, bisogna trovare la giusta dimensione. La giusta dimensione è la larghezza dell'ugello. Se l'ugello è 0,4, l'extrusion width deve essere 0,4. Questo si fa, questa calibrazione qua si fa stampando un cubo e regolando un settaggio che è nel software, ve lo faccio vedere quando trattiamo la parte del software, e da regolare che il cubo abbia lo spesso, si fa praticamente un perimetro solo, un passaggio solo nel bordo, e si va a misurare con il calibro e si regola finché si ha la larghezza, si riesce ad avere la larghezza di 0,4 mm, come è la larghezza dell'ugello. Se è scarso si deve aumentare. L'altezza del livello è un parametro che è dipendente dalla larghezza dell'ugello. La metà della larghezza dell'ugello normalmente è l'altezza dell'estrusione. Del livello. Se l'ugello è 0,4 facciamo 0,2 di livello. Praticamente se abbiamo un ugello da 2 decimi possiamo fare un decimo di livello. Più andiamo giù, infatti più andiamo giù con il diametro, più diminuiamo il livello, l'altezza di livello, e più definizione dell'oggetto abbiamo. Praticamente possiamo passare da un decimo a 2,5 decimi, perché da un oggetto da 2 decimi a un oggetto a 5 decimi abbiamo 2,5 decimi di altezza, possiamo arrivare. Dopo si possono montare, si può anche alzarlo questo parametro, però vai fuori da questo rapporto e non hai una buona stampa, secondo me. Cioè, cominci dopo a vedere nel bordo dell'oggetto tutti quanti i livelli, non si ha una bella visuale dell'oggetto. Le dimensioni dell'oggetto, taratura queste tarature qua si fanno all'inizio quando si monta la stampante la prima volta, o quando si cambiano le cinghie o motori o qualsiasi cosa che si fa sulla parte meccanica della macchina. Dopo aver fatto ciò bisogna rifare la taratura delle dimensioni. La taratura delle dimensioni si fa stampando un cubo. Logicamente più grande il cubo, maggiore si ha la precisione poi di regolazione, quei parametri che vai a, anche con un cubetto come questo da 20x20 si riesce a fare la taratura, però più grande è, io lo stampo un cubo da 4x4, 4 cm da 4 cm, di solito per fare la taratura. Si stampa un cubo, si vede la misura, come in questo caso, adesso siamo già alla fine praticamente. Bisogna segnarsi gli assi, perché dopo quando si stacca si perde da che punto è l'asse, non capisci più dove è il coso, quale asse stai misurando, e in base alla misura che ottieni, in questo caso a un 19,73, bisogna andare a modificare gli stepper dei motori. Gli stepper dei motori si trovano dentro il file della stampante. Quando si va in stampa, praticamente, faccio vedere, dentro il firmware, no, sono dentro qua, no, ecco qua. La mia stampante ha 80 passi cioè fa 80 passi per fare un millimetro. Devo trovare questo rapporto che si ha della stampante, perché ogni stampante è diversa, dipende dalla meccanica della macchina. E
Poi si agisce su questi parametri qua, io li ho scritti in questo start G-code perché la mia stampante ha il firmware, usa Marlin, però se è bloccato, per cui non posso scrivere sempre sull'apron, non posso salvare sull'apron della stampante. Per cui se io non scrivo niente su questa parte qua e faccio settaggio direttamente sulla macchina, quando la spengo e la riaccendo ho perso tutti i settaggi. Allora scrivendo qua, lui ogni volta che mi genera il G-code mi scrive tutti questi parametri all'inizio del file, per cui la setta in automatico con questi parametri. Questi sono parametri di partenza, questi sono parametri quando è fine il G-code, che gli dice porta la macchina all'asse a zero, dice, spegni i motori, porta l'asse Z a 50, e questi sono parametri che uno se li setta come vuole, e spegni tutte le temperature del piatto e dell'estrusore e quant'altro. Insomma. E agendo su questi parametri qua, ad esempio M92X80, vuol dire, questo è giusto, vuol dire che deve fare 80 passi per avere un millimetro. In questo caso l'asse Y ne ho fatto fare 79,8, perché non era la misura giusta, per portare la misura giusta ho dovuto modificare questo parametro, che bisogna fare un calcolo vediamo se trovo fuori la formula. Eccolo qua. Bisogna fare il valore teorico meno il valore misurato per gli step del motore, e si ha il nuovo parametro che bisogna impostare. Questo si fa una volta, si mette dentro e basta. Una volta settata la macchina, dopo non c'è più da fare questa cosa qua. La velocità di estrusione era extrusion week, ho visto prima le dimensioni dell'oggetto. Gli spessori dell'oggetto è la cosa. Praticamente l'oggetto, partiamo da un cubo, che è semplice, si parla, allora, quando si va, l'oggetto ha una base, che è quella sotto, il top, la parte sopra, e si parla di perimetri, che è il contorno dell'oggetto, e un infill, che è la parte interna, questa qua. L'infill si può lasciarlo vuoto o riempirlo. Dipende, uno se vuole l'oggetto lo vuole vuoto, riempito, se vuole fare un cubo, una scatola così, o se vuole fare una scatola con un coperchio. Il coperchio chiude. In questo caso, ad esempio, non si potrebbe fare, perché quando arrivo all'ultimo coso, all'ultimo livello che fa chiudere il coperchio qua, il filo cadrebbe dentro. Cadrebbe perché non ha un supporto, bisogna fare un riempimento, bisogna metterci un infill, mettendo riempimento si ha questa struttura che serve a rinforzare l'oggetto e anche in questo caso finale fa da supporto alla parte sopra. Strutture del vuoto cambiano in base all'ugello, se le programma lui. Le strutture? Sì, all'interno, che tu riempimenti. No, lo scegli. Basta perché non ti cada all'interno? O... Lo fai te. Cioè, sì, però logicamente se... Dopo capisci che... dopo dipende anche dal tipo di filamento. Del materiale. Però ci sono dei parametri che non puoi sforare. Diciamo che 4-5 mm dopo... superi quel distacco lì, comincia. Dopo dipende, perché se tu qua fai un livello solo, allora devi fare un supporto molto, molto denso sotto. Se invece qua ci fai 3-4 livelli, uno sopra l'altro, magari il primo puoi tenere un riempimento meno denso, il primo magari tende a calare un po', il secondo lo spiana un po', il terzo te lo spiana del tutto, e tu esteticamente andrai in piano. Sì, dipende. Scusa, riempito da 5 in fondo.
E il discorso è che devi trovare il miglior compromesso di risparmiare materiale ed avere la struttura buona, cioè in base a quello che ti serve dell'oggetto. La velocità di estrusione, abbiamo parlato, le dimensioni dell'oggetto, è questo qua praticamente che la taratura della dimensione, dicevo prima, delle pareti, che se ha un ognugello da 0,4 e fare la dimensione, perché oltre alla dimensione della larghezza bisogna anche che sia perfettamente l'estrusion week la dimensione dei lati qua, cioè tu devi avere un perimetro solo con la larghezza dell'ugello, perché così se fai giusto sai che non hai né materiale in eccesso né scarso, perché se hai scarso materiale tende a non attaccarsi. Un eccesso di materiale si può ha una maggiore adesione tra livelli, perché quando il filo esce spinge, perché deve andare da fuori, e spingendo va a attaccare, va a sforzare sul livello sotto, siccome che il filo è caldo, esce caldo, e lo cola di più, perché una percentuale del livello sottostante viene sempre un po' fusa. E per cui, cioè, l'estrusione in eccesso aumenta la rigidità tra i livelli, però perdi le dimensionalità e sprechi il materiale. Se la macchina è tarata bene, hai delle misure, sono arrivato ad avere pochi decimi di scarto su un cubo 40x40. Dopo dipende da oggetto a oggetto, sono oggetti che necessitano che questi parametri siano perfetti, altri che non hanno importanza, perché l'oggetto magari è un pupazzetto o qualcosa del genere che ha un riempimento, che la parte estetica è solo quella, cioè la parte più importante è quella estetica. Gli spessori dell'oggetto sono lo stesso. Praticamente sì, la cosa importante da capire è l'oggetto come il software lo gestisce, c'è una parte sotto, una parte sopra, i perimetri e l'infill. Questi sono i parametri fondamentali dell'oggetto. Dopo passiamo al settaggio della stampante. Abbiamo fatto i slicer. Allora, i programmi per stampare, sostanzialmente ce ne sono abbastanza per quello, perché c'è. Io uso Slicer, che è un programma open source, ce n'è un altro che è Cura, che è questo qua. Questo è sempre questo open source, che è della Ultimarket, non so, l'hanno fatto questa ditta qua che fa stampanti, però non so come mai che fa sta qua, ha fatto questo software qua open source, essendo che sono ormai una ditta che vende stampanti. E questi qua vari, questo è già più graficamente più bello del coso. Come funzionalità sono quelle, non cambiano di molto. Ce n'è un altro che è Simplify 3D, che è chiuso, che gira su Windows, e quello ha ancora più funzionalità. Però io vedo che con Slicer io mi trovo bene, ho imparato questo, si fanno tutto quello che si deve fare. È un po' carente per quanto riguarda i supporti, magari non genera supporti come li genera Simplify 3D, però normalmente ho visto io per la stampa che faccio io non mi risolvo gli stessi problemi, insomma. Partiamo da questo software. Praticamente sono quattro tab, cioè tre tab. Una è il piano di stampa, che ti fa vedere l'oggetto tridimensionale, bidimensionale. Una previsione dell'oggetto, come verrà stampato. E un'altra cosa che ti fa vedere i livelli. I due cose che utilizzo sono il 3D e preview, che vi fanno vedere. E c'è la parte della... ci sono tre tab. Settaggio della stampa, dell'oggetto.
il settaggio della stampante e il settaggio del filamento. Tutti e tre le schede si possono creare dei profili. Se i profili per quanto riguarda la stampa dell'oggetto, io mi sono creato dei vari profili, ad esempio, e li ho nominati così, adesso ve li spiego. L'NO è il nozzle, l'apertura del diametro dell'ugello, il materiale e la velocità di stampa. Basta. Questi sono i parametri che ho settato, nel senso che ho creato, i profili che ho creato per varie tipologie di cose, perché se stampo, adesso qui mi sono dimenticato di metterci la dimensione dell'ugello. Esempio, se ho da stampare un PLA con un ugello da 3 decimi, l'ho fatto il suo profilo, l'ho fatto il profilo a velocità 40 e basta, mi sono venuti altri due. Dopo ne ho fatto altri due con l'ugello da 0,2 e varia, perché in base alle dimensioni dell'ugello ci sono anche tutti gli altri parametri che vanno correlati insieme. Partiamo con questo tab, così descrivo il tab. Parlavamo prima dei perimetri, allora si possono regolare il layer, l'altezza del layer, per cui se sto utilizzando un nozzle da 0,3 decimi, l'altezza del livello è 0,15. Io faccio sempre questo parametro qua, mi trovo bene, vengono fuori oggetti dimensionati bene. Il primo livello va generalmente stampato un po' più alto, un po' più spesso, per avere una maggiore adesione al piano di stampa. Generalmente un po' di più, metti a 2 decimi invece di 15. Dopo, gli altri parametri qua non li uso mai. Uso i perimetri, allora, che è praticamente questa cosa qua, quanti giri deve fare per fare il contorno. Logicamente, se abbiamo un bordo di 2 mm ad esempio, e gli diciamo un perimetro, lui ti fa un perimetro, ma se il nozzle è 0,4, hai un perimetro di 0,4, non ti fa. Per arrivare a 2 mm devi fare tanti perimetri, calcolare ed arrivare ai 2 decimi, ai 2 mm. Per cui bisogna calcolare anche quelle cose lì, capire quanto grande, quanto spesso è l'oggetto e regolarsi di conseguenza. Dopo c'è la parte sopra e la parte sotto, il top e il bottom. E anche qui si possono scegliere vari. Generalmente, grosso modo, si lavora su 3 perimetri, 3-3. Diciamo che questi sono i parametri che si usano la maggior parte delle volte. Dopo i casi che uno deve fare un oggetto particolare, ha bisogno di una struttura, ad esempio, abbiamo un oggetto così, ad esempio, dove i buchi qua vogliamo avere un spessore maggiore, dobbiamo fargli fare dei perimetri di più. In questo caso che conviene fare la maggior parte, un terzo di qua praticamente. Su questo spessore qua, che sarà 2 mm, grosso modo si fa 1 mm di bottom, 1 mm di infile e 1 mm di top. Si cerca di stare su quel parametro lì, così. Perché farlo tutto riempito non ha senso, sprechi materiale. Tanto questo è un supporto motore. Bisogna sempre vedere dopo, in base all'oggetto, quali sono le caratteristiche dell'oggetto che devi fare. Qua ci vanno delle aste che vanno dentro a pressione e vengono tutte ferme da queste, da qua c'è un dado e qua sotto c'è un altro buchino che ci va la vite, vanno in compressione
è importante che questa parte sia rigida, ma dopo il resto non ha senso, per cui dopo vi faccio vedere una bella funzionalità di questo programma che va a definire proprio questi parametri qua. Una volta settato i parametri del top, il bottom, i perimetri e il livello, si passa all'infill, il riempimento. Aspetta che prendiamo un'altra volta il cubo. E... Ma questo è un supporto per il modellino? Questo qua è del plotter che abbiamo fatto... Ah, pensavo del modellino, In PLA abbastanza robusto? Quello che ho preso ultimamente sì. Sì, non dico come il PETG, ma ci va vicino. Scusate, io vi saluto. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ci sentiamo. Sì. Allora, l'infill si può scegliere vari percentuali, si va, purtroppo va in percentuale, non si può scegliere di fare un 7, l'8, bisogna andare in step di 5 e di 10. Di 5. Okay. Poi c'è la parte, questo è il tipo di infill si vuole fare, rettilineo, angolare, griglia, triangolo, stelle, cubo, concentrico, nido d'ape in 3D e varie altre cose geometriche. Il tipo di infill anche qua dipende dalla struttura che si vuole fare, dalla rigidità che si vuole dare, dipende, si fa con l'esperienza. Una struttura a griglia è la cosa migliore intanto per partire. Ma scusa, ma se fai un nido d'ape e hai un oggetto, cioè come la staffa, è una parte piana o una parte in verticale, il nido d'ape te lo fa su questo asse e anche su questo, cioè sempre in verticale? Sono sempre in verticale. Sempre sull'asse z praticamente? Sempre sull'asse z, ah, sì. Quindi cambia la resistenza in base al senso in cui lo dovrai stampare, cioè quella lì se la attaccata e stamparla così, ma così non è la stessa cosa. L'esempio dell'oggetto prima che era una squadra praticamente, la parte che è appoggiata in piano te lo fa il nido d'ape, però la parte verticale te lo fa il nido d'ape, ma in verticale, per cui ha un'altra struttura rispetto all'altra parte. Anche quello sì, però questo non si può modificare. E questo qua è il top e il bottom, è come vogliamo fare, ad esempio facciamo così, concentrico. E gli diamo un perimetro 3 questo software varie volte fa queste cose qua, è un po' lento a prendere i comandi. Vediamo se l'ha preso, perché ecco qua, concentrico intende questa cosa qua, ti fa dei quadrati, lui parte dal centro e arriva. Proviamo a cambiare un altro top dagli... Scusa, e se diciamo che in soffitto accendo un po', che fa lui? Dipende da cosa... Lui sente che bisogna che deve ripassare per portarlo a livello? No. Se lui ha... tu gli dici che lui deve fare tre passaggi per fare il piano sopra, lui fa tre passaggi. Se il primo passaggio in questo caso è abbastanza largo e il filo qua cede da un punto all'altro, il primo passaggio, il primo piano ti verrà fuori ondulato, il secondo trova già uno strato sotto che è quasi piano e lo porta in piano, dopo tu hai l'ultimo strato che è quello che vedi alla sostanza. Insomma, non lo vedi dentro, come hai fatto quando una volta stampato, vedi solo le parti esterne. Per cui, se fai tre livelli, hai risolto il problema, anche se tu... Come hai fatto, che non capisco? Un labirinto. È un labirinto. Ah, sì. Vediamo dopo questa è Hilbert e l'ottagonale spirale. Eccolo qua, questo è bello. Sono strutture che servono più che altro per visive, da dare una... all'oggetto una certa fattore estetico, insomma. Ma si vede questa trama dopo
Eh sì. Sì. Se tu la fai, se tu la parte sopra, in questo caso del cubo, viene fuori con questa trama qua, tu puoi fare la trama sotto del cubo, vedi che è diversa, perché sotto ha un altro infill. Se qua li vediamo concentrico, te lo fa concentrico sotto, e sopra è diverso. E i colori puoi cambiare? Se hai la stampa con due o tre testine. Ah, perché ci sono più testine. Perché se ci sono stampe, sì, stampanti che hanno più testine, però diventa già stampa più avanzata. Cambi il colore del filo. E cambi il colore del filo e anche il materiale puoi cambiare. Sì, dico, stampi a colori, quindi se stampante ha un sacco di testine. Ma allora potrebbe essere conveniente andare a stampare in service, vado, mi faccio il mio progetto, dopo vado a farmelo fare. Sì, sì, se... e anche ti puoi far stampare vari tipi di sistemi di stampa in base all'oggetto che devi stampare. Ad esempio, se hai da stampare un oggetto che deve avere tanta definizione, te lo fai fare in coso, in SLA, là, quella che ha la resina, il fotopolimere con i polimeri, che viene fissata i polimeri. C'è un'azienda che sembra un Vercelli, si chiama 3D Box, che fa... fanno una stampa a getto di plastica. Dopo dipende da... E vogliono anche poco. Sì, se hai pochi oggetti da stampare così, che hai un oggetto occasionale, ti conviene fare quello lì, invece di metterti a imbarcarti su una... di prendere una stampante per fare, cioè qua è qua è appunto non hai più la stampante, ma se si scotta un po' sul piano, ecco, sconsiglio di mettervi la stampante in salotto, perché se no la moglie dice o me o la stampante, capito? Dopo si passa il terzo step qui del collo, è lo skirt and brim, che praticamente lo skirt è questa parte qua, che è la plastica che viene espulsa per fare sì in modo che la stampante vada in pressione giusta. Perché quando tu hai che spegni la stampante, la plastica entra l'ugello finché è ancora caldo, cola e l'ugello resta parzialmente la camera vuota. Dopo, quando tu riaccendi la stampante, lo stesso colo fino a 20 temperatura si svuota, a meno che non vai a spingere dentro il filo, e allora si fanno 4-5 giri intorno all'ugello, intorno al pezzo, per fare in modo che la camera di estrusione si riempie di bene di colo, vada in pressione giusta. Spurghilaria. Questo è lo skirt, il brim invece è questa roba qua, che è un questo si parla sempre del primo livello, che è dei perimetri fatti attorno all'oggetto e attaccati all'oggetto per fare in modo che l'oggetto stia attaccato al piano di stampa. In questo caso, che stiamo stampando un cubo, cioè un cubo 40x40, anche 20x20, puoi far meno di mettere il colo, perché tanto già la parte sotto è una parte ampia, ha un bel piano d'appoggio. Se invece si hanno oggetti, come potrebbe essere un treppiede, cose che hanno poco adesione sul piano di stampa, poca superficie che va in appoggio, usare il brim è cosa buona e giusta. E mettercene abbastanza anche. Senti, e dopo lo levi con un taglierino con qualcosa, a mano, quando tu hai tolto l'oggetto fai così con la mano, si toglie a mano, perché sono, in questo caso sono due decimi di plastica, viene via a mano. Dopo magari col cutter la fili un po', fai un po' intorno al bordo per togliere un po' di bava, ma io tendo a non usarlo, se posso non usarlo non lo uso, perché meno post produzione ho meglio è, anche perché per avere un oggetto più bello esteticamente, perché per quanto poco e anche perdi meno tempo, sta lì a pulire e fare tutte le pulizie, se devi stampare che con supporti dopo devi pulire tutto e già lì
meno usi quel coso lì, butti via meno materiale e hai sempre un oggetto migliore. E qui si decide quanti giri fagli fare, quanta distanza dal coso, che non so che senso abbia, perché se mettiamo... Ah no, questo è interio, sì, perché si possono fare in questo caso, se io non mettessi, lo togliamo anche da sopra, però, lo dobbiamo togliere, vita è... questa è problematica. Okay. Se noi andiamo dentro, te lo fa anche dentro. Se io dovessi stampare il cubo solo i lati dei perimetri, sarebbe più opportuno anche mettergli un brim interno, magari in più dimensioni, ma meno, tanto perché abbia anche un altro appoggio interno, perché hai solo questo appoggio qua e comincia a essere poco. Se invece hai anche il bottom, allora il bottom fa da appoggio, non c'è problema. Poi sul skirt brim connection wide, questo non l'ho mai usato, cioè già l'interio brim lo uso, l'ho usato 2 o 3 volte fino adesso, e il brim il meno possibile. Poi c'è il supporto materiale, qua io quello che ho fatto è stato solo questa cosa qua, ben a posto, supporto materiale fatto, no, però in questo caso prendiamo un altro oggetto perché... Andiamo a prendere quello di prima, che allora si vede qua il supporto materiale come lo gestisce. Ecco. Adesso in questo caso io gli ho dato anche il brim, possiamo anche toglierlo, che fa solo confusione e basta. Il supporto materiale serve a aiutare anche sui cappotti qua? Eh? Supporti per i fori. I fori verticali dove ci sono i fori, il supporto, perché è l'interdastica, quando trovi il vuoto sotto... Adesso ti spiego. Quindi anche il foro è sotto una punta, tipo... Ecco. È la roba verde, in sostanza. Sì. La roba verde è il supporto. Lui genera anche dei supporti dentro al foro, perché non è in quanto andiamo proprio a quando stampa qua, ma quando arriva questa qua che comincia ad andare così fuori a sbordare, perché qui va in gravitazione e comincia a cadere il materiale, sebbene sono 2 decimi tra livello, per cui stai stampando sul vuoto, sì, logicamente qua c'è anche questa cosa qua è più gravosa, più il livello è alto, perché più il livello è alto più sborda e più tende a... se invece il livello è basso sborda meno, però il supporto non... è il programma che ti propone questo o sei tu che devi preparare? No, lo fai te, puoi decidi stampare senza supporti, però non avrai un buco perfetto, perché quando arriva qua tende sempre a calare. Se invece lo fai col supporto, lui ha, trova una struttura che lo regge. Poi devi sbavare, come dire, il pezzo. No, da notare, ecco qua, ti faccio vedere una cosa. Sbavare? No, dico, non so, di meccanico si dice. Sì, ripulitura del pezzo. Vedi che la trama è diversa qua da questa qua, perché lui qua, quando comincia ad avere l'appoggio con l'altra, col materiale proprio dell'oggetto, crea una struttura che dopo sia facile da togliere. Per cui sì, vai dentro con una pinzetta, fai così, vai dentro, giri e togli tutto il pezzo e ti resta bello pulito. Si spacca il supporto. Si spacca il supporto. Sì, difatti io ho provato a giocarci un po' con i supporti qua, dopo un certo punto ho detto no, lascio quello che mi gestisce il programma, perché anche qua, ad esempio, ci sono tutte queste torri qua e dopo devi fare, vedi che qui lavora, come fa la struttura qua. Quindi il programma... Sembra tipo un ammortizzatore.
No, è un'armatura proprio. Sì. E qua ti fa questo sistema appunto perché qua ci mette poco materiale. Lui fa l'ultimo livello qua dove va dove andare a contatto con quello, ci fa un filamento, un filino piccolo, veloce, tipo cucitura, e basta. Fa tutto quanto. E ecco, i supporti sono anche qua un po' un contro perché dipende da dove sono dei punti come questi qua, questo qua ad esempio, ti dico perché su questo pezzo l'ho provato, che qua è difficile toglierlo questo, perché si incastra, perché è un buchino piccolo, c'è una vita da 3 mm, diametro 3, questo qua è stato un po' difficile toglierlo, però su queste strutture qua è... Puoi decidere che uno di quei supporti li utilizzi, che sai, poi c'è fai. Allora, il programma i supporti vengono gestiti così. No, cioè non è un oggetto tridimensionale che tu puoi... No, ha la struttura di base. Sì. Puoi decidere quante colonne metterle, che distanza metterle. Però lui decide dove metterle. Sì. Lui vede che lì c'è un buco, e poi decide se si vanno 10 colonne, o 5 o 2, però... Ma è una cosa che modelli. No, questo programma non lo fa. Qua scegli il tipo di colonna, la larghezza. Io ho provato a metterci le mani, poi mi sono arrivato a un punto che non. Perché sono anche qua, sono tutti dopo rischi di fare una struttura magari più leggera, però dopo vai a staccarla e non riesci a staccarla perché gli hai fatto troppe adesioni. Per cui è difficile. La parte della velocità che no, allora la parte della velocità, questa è la velocità dei perimetri, quasi molto molto settabile, perché si setta la velocità dei perimetri esterni, la velocità dei muri fini, la velocità del perimetro proprio del perimetro esterno, perché se lui per fare un cubo si fa tre passaggi, hai detto di fare tre perimetri. Quello esterno, che è quello visibile, normalmente lo fai un po' più piano, vai più ridotto di velocità, per fare in modo che te lo stampa migliore, perché è quello visibile che si vede. Ha anche un'altra funzione che non mi ricordo se è... Massimo speed... adesso l'infill forse... Che prima dice stampami prima l'infill... Forse nell'infill. Infill before perimeter, eccolo qua. Settando questo coro qua, prima ti stampa, non so se si vede qua, non... prima ti stampa l'interno e dopo ti stampa i perimetri. Questo fa sì che il perimetro esterno si attacca all'infill e tende meno a cadere, a avere, cioè, ti viene fuori migliore, dicono. Tanta differenza sulla velocità. Dopo c'è la velocità dell'infill e solid top sotto i gaps qua non so che cos'è, i ponti e quando passa da un punto all'altro che deve fare per esempio se io non li faccio nella struttura che avevamo prima qua. Questa e io gli dico non stamparmi il supporto pacca qua questo se io non gli metto niente lui quando arriva qua parte e salta di là, allora questo è un bridge, un ponte, allora il bridge, la velocità lo decidi, si può decidere la velocità nel settaggio e dopo anche lì si decide anche nei bridge per fare in modo se io non ci metto niente sicuramente il filo tende a fa così cala e
si attacca, in questo caso viene il supporto della ventola di raffreddamento, c'è una ventolina che raffredda il filamento, proprio c'è una che spara proprio all'altezza dell'ugello, e questo serve, la ventola serve in questi casi per raffreddare il materiale in modo veloce, che così meno che esce si raffredda e tende tra virgolette a star su. Il PETG in questo caso si comporta che fa il filamento, fa la pancia, poi raffreddandosi si alza. Avete presente la... perché è come i fili dei maglioni, ovviamente è proprio molto elastico, cioè si raffredda e si ritira. Però nell'oggetto, nel complesso, no, lo fa solo quando fa dei filamenti che ha quel comportamento. Siamo sulla velocità. Scusa, ma a proposito di ritiro, cioè tutti i pezzi in plastica hanno ritiro, cioè può essere 0,5, 1,8, 2%, ma non va mai considerato? No, nel senso che se te stampi, tu stampi col BLA o il cubo, ti fai le dimensioni, tagli la macchina che il cubo deve avere fuori 40x40x40 e già compreso il ritiro. Per cui, però non, sul BLA e PETG non ho visto, neanche sul PTU, non ho visto dei tiri, magari ci sono, ma sono piccoli, non sono evidenti. Influenti come l'ABS, proprio l'ABS è proprio da spararsi. Questo serve se si hanno più di un estrusore. Crashato il programma. Questo qua ha queste problematiche qua, questo programma qua, a volte che ci sono certi settaggi che non bisogna fargli fare. E uno di parametri, questo qua, che è un tipo di estrusore qua, non lo vuole sapere, non lo so che va. Intanto uso un estrusore solo. Dopo ci sono le opzioni avanzate, queste qua io non le uso mai, le ho lasciate così com'è. Queste riguardano l'estrusione weak, se si vuole fare un'estrusione più grassa, più magra, però sono parametri che non sono un po' ininfluenti, cioè nel senso non si usano, non li usi questi parametri. Dopo la parte della stampante ci sono le opzioni qua che si può mettere gli script del posto processing, delle note e delle scorciatoie che servono, queste qua praticamente per avere in questa schermata qua le shortcut veloci da trasmettere. Se capisco bene, allora tu lanci il programma, la stampante è collegata col computer? No. Cioè ci sono due opzioni, o la colleghi col computer o non la colleghi col computer e il file te lo salvi su una chiavetta. La chiavetta la metti dentro la stampante e la stampante è completamente indipendente dal computer. Così eviti di lasciare... E c'è un processore la stampante? Sì, è una scheda autogestita proprio. Anche perché se hai 30 ore di stampa lasciare il computer a capo. Se manca la corrente, cosa fai? Si può riprendere? Più 38. Buona cosa, buona e giusta avere un UPS. Cazzarola. Però io lo ce l'ho e lo uso solo per l'estrusore e la stampante. E il piano di stampa io l'ho lasciato stare perché con l'UPS era troppo piccolo, se non bisogna comprarne uno grosso. Perché non riusciva a reggere tutti i carichi della stampante, perché a pieno carico fa 400 watt consuma. Tanto andare sia il piatto e l'estrusore e più i motori e quant'altro. E allora quando io l'ho collegata solo sull'alimentatore, perché ho fatto un'altra modifica, siccome che ci metteva quasi mezz'ora per portare il piatto in temperatura, ogni volta devo stampare un pezzo, aspettare 20 minuti, 25 minuti. E allora ho comprato un alimentatore e l'ho collegato separatamente al piatto. E per cui adesso l'UPS gestisce solo
l'alimentatore della stampante, quello del piatto è separato, solo l'ho preso normale, quindi toglie la corrente, la stampante funziona, però non mi va il piatto, mi si raffredda il piatto. Però... Ma il piatto lo scade all'inizio? Sì, no, beh, ma no, lo tiene sempre acceso? Sì, durante la stampa, sì. Il PLA puoi utilizzarlo solo all'inizio e poi anche spegnerlo. Però io lo tengo sempre acceso, a 50 gradi. Ma quando... succede se che la frenata si stacca il pezzo. Il PLA non ha queste problematiche, il PETG 70-80 gradi, per cui è così. Ho ovviato questo problema della corrente con OBS, però bisogna anche avere delle attenzioni. Il filamento anche qua ha i suoi profili di stampa, in questo caso ho scelto di scrivere il tipo di materiale, il produttore e il colore. Così io velocemente devo mettere in macchina il PETG della Silver 3D colore nero, paf, clicco lì, ho già i parametri di stampa per questo tipo di filamento che gli dà un estrusore multiple dello 0,45, ad esempio, che volevo dire che lui fa lo 0,45 in più di quello che è, perché lui in automatico in base al diametro del filamento ha una velocità, che anche qui non ve l'ho spiegata prima, bisogna che uno dei primi cose si fanno nei settaggi della stampante, anche il settaggio del filamento, che si fa dicendogli al programma di estrudere 20 cm di filo, si misura il filo che si misura, si prende un pezzo di filo, lo si segna, ti dice estrudimi questi 20 cm e vedi dove va, se i stepper del motore, dell'estrusore sono regolati giusti, se è troppo corto bisogna velocizzarlo, una volta anche quello lì, fatto una volta a posto. E allora lui sa che, avendo fatto quel coso lì, che col filo 1,75 ha quella dimensione giusta. Qua quell'estruso multiple serve per dirgli dammi quel quid in più che mi serve per fare sì che la stampante stampi meglio, che abbia un maggiore estruso. E questo qua si può settare per avere un po' più materiale grasso o più estrusione magra. È su questo parametro che si va ad agire. E beh, qua si sceglie il colore del filamento e si dice qua si regola la temperatura del piatto del primo livello e degli altri livelli, perché il primo livello abbiamo detto che è quello fondamentale che serve per l'adesione, e allora il primo livello si va sempre a scaldare di più il piatto e poi in lavorazione si abbassa normalmente di pochi gradi, non di tanto, cioè questa è dell'estrusore, questo qua è. Questo è del piatto, 70 gradi in partenza e 65 in mantenimento. Questi qua sono parametri aggiuntivi che serve al programma per calcolare il costo del materiale, del pezzo, in base alla densità per centimetro cubico e il costo del materiale. Scusa, posso chiederti? Che sentito ha che il piatto sia caldo durante la lavorazione? Che non capisco. Perché mantiene il pezzo sempre a una certa temperatura? Che nel senso, basso, lo scalda sì, lo scalda sotto. Scaldando sotto, lui se tu hai 60 gradi e il pezzo stampa a 230, il pezzo a 60 gradi sempre rimane finché stampa, perché il calore va su, sempre immerso in questa parte di calore che butta sul piatto, per cui serve per evitare che ci siano questi ritiri che poi non vedo che non ci siano, che non sono tanto evidenti sul materiale PLA e PETG. Domanda, tutti questi parametri qua sono cose che servono per generare il file che sta facendo digerisce, cioè poi nel G-code c'è un parametro bad. Perché tu non stai comandando la stampante, cioè non controlli con questo sensore delle stampante, ma è la stampante che sa già se
usare se stessa con quei codici lì. Ah, tu, dopo lui, questo qua genera un file code che alla linea 1 gli dice accendi, vai, porta l'estrusore a temperatura al primo livello, dopo quando passa al livello 2 gli dice va a leggere questo parametro qua. Anche se sa regolare il dato, la temperatura è il firmware della stampante, sì, il mapping che c'è nella stampante. Però tu qua devi questo devi girare, questo, file, questo programma qua genera il G-code e lo fa sui parametri del settaggio, eccolo qua, della stampante. Tu nel settaggio della stampante devi dire che è una Marlin e poi ci sono i vari firmware che devi... tipologie di firmware che generalmente dopo... Che dopo la stampante deve capire, perché la stampante ha il suo linguaggio che usa... È una famiglia di linguaggi. È una specie di linguaggio. Ma allora ci sono driver più o meno buoni? Sì, beh, qua mi domando una cosa che non sono un software di driver. Ma senso di motorini? No, quelli che abbiamo visto lì su Amazon. Ah, quelli? Quello è il driver, no? Ah, no, beh, sì, siamo confusi. Qua si parla di firmware, sarebbe più corretto, no? Sì, sì, io chiedevo quello. Sì, i driver sì, sono di, più che altro di potenza, cambia che potenza gestisce i motori, che riesce a gestire il motore in driver. Perché dovresti cambiare tutti i pezzi, mentre il motore che è 5 volte più grande di prima, cambiare tutti i driver, usare lo stesso firmware, che comanda delle robe che sono più grosse di loro. Beh, il driver del motore gestisce il motore in base al codice che riceve. Sì. Cioè è lui il driver che gli dice il motore in base ai dati che ha avuto gli trasforma per motore. Se arriva a cambiare ogni pezzo che c'è su quella macchina lì mantenendo il controllore e cambiando il driver del motorino, il motorino legato, serve più corrente, un motore più grande, un estrusore più grande, più veloce, più insomma, cambi tutto quanto tenendo una roba che probabilmente costa meno di quello che hai cambiato, però cioè, tutto deve essere equilibrato comunque sennò. Sì. Eravamo al filamento e dopo c'è la parte del raffreddamento che si può dire di tenere sempre accesa la ventola. Io la ventola tengo normalmente spenta, si può mettere in automatico, mettendo in automatico si può dire dal minimo di 35% al massimo 100% in questo caso. Cioè quella ventola non mi va meno di 35% della capacità massima fino alla capacità massima. Nei ponti, come dicevamo prima, qua è settata che va al massimo perché serve il raffreddamento massimo. Cioè da qui si capisce il software quanto va a incidere sulla stampa di un oggetto, perché vai proprio a modificare ogni singolo aspetto. Se riesci a settare bene questi parametri riesci ad avere una buona stampa. Puoi disabilitare la stampa per primi quanti livelli e qua scegli quanti livelli. Enable fail lay print below stampa, abilitare la stampa prima dei tot livelli. L'evento sì. Sì, sono vari. Questo non l'ho mai usato, ma sempre notte. E dopo c'è la parte del settaggio della stampante proprio, dove si setta la dimensione del piatto, se è circolare, se è rettangolare, le dimensioni, da dove è il punto zero, il custom G-code, dicevo prima, che questi sono parametri 90, è con coordinate assolute, dovrebbe essere, sì. Assolute, sì. L'M83 non me lo ricordo. G28 porta tutti gli assi a 0. G1FZ5 vuol dire che mi porta il piatto, che è l'asse Z, a 5 mm con una velocità di 5000 prima della partenza. E qua setta gli stepper del motore dell'asse X, dell'asse Y, dell'asse Z. Infatti la prima volta l'ho messo a 80, anche questo è 400, non, siccome che vedete che questo è 400 e gli altri sono 80, perché quelli
l'asse X e l'asse Y lavora con le cinghie e l'asse Z invece lavora con l'asta filettata. L'asta vite. L'asta vite gira più piano, allora deve fare più step, più giri per avere lo stesso rapporto della, per fare un millimetro deve fare 400. Il fatalità è 400 ton di tonni. Sì. E prima avevo messo 80, il piatto era in fondo, andava piano piano e non capivo perché. Mi ero di fatto una stampa grassa. Ecco, allora, ecco la fine della stampa, gli dice di spegnere tutte le temperature estrusore bed, di portare il piatto a un'altezza di 5 cm e di andare all'asse X, l'asse Y, portare alla home e disabilitare i motori. La fine della stampa. Notte e l'estrusore. E questi sono i parametri dell'estrusore. Si dice qua il diametro dell'estrusore, e il limite, questo qua non ho capito che cosa servono. Limite minimo, limite massimo, non so a cosa si riferisce. Qua si può mettere i parametri dell'offset, dove parte, e la retraction. Passiamo alla retraction, che è uno dei valori più importanti per quanto riguarda la stampa, perché qua si va a influire sulla qualità della stampa, perché quando passa da un punto all'altro, se abbiamo materiali che sbavano tanto, tipo PETG, che sono viscosi, tendendo a fare filamenti, bisogna avere una buona retraction. Qui si vede la differenza della retraction tra il direct drive e il bowding. Con il direct drive si va dai 2 ai 4 mm, dai 0 ai 4 mm, con il bowden si arriva anche a 8, perché essendo che il filo fa 80 cm che passa su una guaina è flessibile, per cui ci vuole più retrazione per avere lo stesso effetto sull'ugello, la retrazione dell'ugello. E dopo c'è anche la velocità di retrazione in base a quanto si tira indietro il filo. Quei 2 mm, 1 mm, e vuol dire continua. Un'altra cosa importante è anche questo qua, l'altezza dell'asse Z, cioè quando deve spostarsi, fa la retrazione, nel mio caso abbassa il piatto, perché il piatto è quello che va su, nel mio caso sto parlando sempre della mia stampante, che dalla mia stampante è il piatto che va giù, ha la testina fissa e il piatto va giù. Invece quelle che ho fatto prima, è il contrario, il piatto sta fermo e si muove in su. In questo caso diremmo che l'asse Z si alza la testina di 2 decimi e si sposta. Fa la retrazione, si alza e si sposta e si abbassa. Questo comporta una maggiore tempo di stampa, però migliora le cose, perché nell'alzare l'ugello di quei 2 decimi, che è lo spessore di un layer, in questo caso stacca un po' il filo e non lo difficilmente lo trascina via. E sono tutte cose che dopo si imparano con le stampe. Potrebbe attaccarsi, quindi poi perde il passo a stampante e il layer successivo magari è un po' strano. No, non è che perde il passo, che essendo che è attaccato, lui fa la retrazione, ma siccome che è in compressione dentro, bisogna capire che c'è una cameretta dentro. E tu ritrai il filo, però perché abbia effetto deve proprio andare in risucchio, deve risucchiare, però se tu hai l'ugello che c'è quella plastica lì, se non li fai, non lo alzi, non lo stacchi, lui se la trascina un po'. Che sfida. Come la cosa accade quando ti schianti giù e devi finire, ti devi dare la stessa roba. Un po' moderno. Retracta. Sì, e dopo qua gli dice di si può abilitare, devi fare la retrazione a ogni cambio di livello. Pulisci prima della retrazione, pulire nella prima retrazione fa ritorna indietro un po', per cui fai ritornare indietro, la fai alzare, la fai retrarre, ci metti di più, però se hai il problematico col PETG che è un filamento che fila, devi fare questa cosa qua. E dopo basta per quanto riguarda vediamo cosa il posto produzione e la pulizia dell'oggetto. Come dicevo, meno cose si fanno, cioè meno skirt, brim
e quant'altro si fa su un oggetto, meglio è, perché poi non li devi pulire. In questo caso, questo oggetto qua, comincia a vedere su parte, non ne ho neanche messo. Ah, dovevo parlarvi anche di un'altra cosa, che è bello di questo programma qua, è la cosa più figa che c'è in questo programma. Gli mettiamo un top, tanto per fare, ecco, se lo crashate adesso. Ok, tanto per fare il coso, salviamo, che se non fa problema. Ok, nuova. Ok, vi dicevo il discorso che si possono settare dei contenitori per fare dei punti. Cliccando sul 3D e sull'oggetto viene fuori questa schermata qua, e qui si possono creare dei modificatori che fanno sì che tu puoi creare delle zone in cui setti dei parametri specifici per quella zona lì. Dove me l'ha creata adesso? Questa qua, che è questa qua, io vado a spostarla, la metto dove mi serve. Io voglio fare quel buco lì, un po', devo andare a fare in modo che sia, ecco lì, ben compreso su tutto il pezzo, ok? E poi con questo modificatore vado qua e gli dico, e qua sono tutti i parametri praticamente che si possono personalizzare. Puoi personalizzare, in questo caso posso dirgli, non so, io magari ho scelto un infill al 5% per tutto l'oggetto, e gli dico, no, beh, lì me li fai l'infill, combina infill, no, questo se combina l'infill con i livelli, solid infill, hai un pezzo grande che hai tanto sia più veloce la stampa di fill density, scusa. E qua gli posso dire, no, quel pezzo lì mi fai la densità al 100%, così è strong lì. Lui va lì con la, quando arriva lì ti fa tutto il coso. Dopo puoi dirgli, questi qua sono tutti i parametri che gli puoi aggiungere, gli fai le, No, solo per questo file qua. Solo per quel pezzo. Ogni volta devi stare lì, ricreare tutto. Produci un GPOD e lo usavi di quella versione di quel pezzo stampato. Qui si possono anche. Alla fine, no? Si dovrebbero salvare in qualche maniera i cose. Perché si crea delete. Si può caricare il modificatore, vuol dire. Quindi devo, cioè, alla fine di tutto il processo si produce questo file che è stampato le mani stampa. Uno controllo più dopo, metti lì, stampa. Tu te lo fai adesso il lavoro, lo stai facendo finché. C'è un sacco di parti da tenere e quindi. Sì, ma questa qua è una bella cosa, perché su oggetti, ad esempio, particolari così, che devi, dove ci sono dei bulloni, cose che devi fare dei rinforzi, stai lì a rinforzare tutto l'oggetto, rinforzi solo il pezzo, il punto che ti serve. E quindi puoi scegliere vari, l'estrusion, i perimetri. Io questa cosa qua l'ho utilizzata per il supporto per le Orange, che aveva tutti i paletti dove ci andavano le Orange, no? E stampato quelle lì, il paletto con l'infill dentro, dicevo, così si rompeva. Come faccio, come lo faccio? Ho pensato di tiro via l'infill, faccio tutti i perimetri. Io ho fatto ogni colonnina, gli ho messo questo modificatore e gli ho detto, fammi tutti. È diventato duro. Però bisogna capirle queste cose qua, questo programma qua fa anche questa cosa qua. E questo qua, se uno ha una stampante con due testine, sul modificatore può fare il colore diverso, ad esempio. Perché il modificatore può dirgli, usami l'estrusore numero 2, che è impostato l'altra maniera, e lui arriva lì e accende l'altro. Dopo come funzionano, perché non li ho mai visti in azione, non so come faccia, mi domando, l'estrusore è caldo e l'altro la cola, come sono due stampanti che condividono la meccanica alla fine.
Sì, perché un conto è, ci sono estrusori che hanno sullo stesso estrusore più filamenti, sono da 2 a 3. Nello stesso estrusore va dentro 3 filamenti con 3 motorini che le spingono in modo... E lì dice prima un motore spinge uno e spinge l'altro e quello lì uno fa la retraction e l'altro lo spinge. Hai quell'attimo di miscelazione tra un colore e l'altro, vabbè. Però nei due motori separati non so come riesca a mantenere senza colare cosa. Mi sa che va temporaneamente su un supporto e resta appoggiato su un coso come sono le stampanti e getti di inchiostro che ha il tampone. Il pacco non può? Sì, dovrebbe avere un coso così, penso. Ecco. Comunque è importante, chiudendo tutto l'ambaradan, la cosa importante è posizionare l'oggetto nella maniera più accurata. Esempio, non tutti, cioè se questo oggetto l'ho stampato così, ha una struttura, ma risupporta bene qua e non questo. Stampato contrario fa diverso. Diventa magari più debole questa parte qua e questa qua più rigida. Cioè bisogna stare attenti a queste cose qua, specialmente non neanche tanto in queste strutture che sono abbastanza spesse cose, ma più che altro su cilindri che sono quelle qua, no? Sennò... vedi la capotina là che ho stampato delle cose, cioè, stampare così anche la vite che dopo glielo do a Mauro e che l'ho stampata in lungo e questa vite qua facciamo vedere. Picco qua. Questa qua che è di un massaggiatore, cos'è un Mauro? Questa qua se la stampavo in verticale i livelli essendo per il senso della vite si spaccavano, però ho detto la stampo così, dopo vediamo se funziona. Ecco, io ho finito. Domande? Domande?